Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, o sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Dal Libro di Cielo, volume 3, capitolo 73, 21 maggio 1900. Questa mattina il mio adorabile Gesù non veniva, onde, dopo molto aspettare, è venuto e, carezzandomi, mi ha detto: Figlia mia, sai tu qual è la mia mira su di te e lo stato che voglio da te? E soffermandosi un poco ha soggiunto: La mira che ho su di te non è di cose prodigiose e di tante cose che potrei operare su di te per mostrare l'opera mia, ma la mia mira è di assorbirti nella mia volontà e di farne una sola con la tua, e di lasciare di te un esemplare perfetto di uniformità del tuo col mio volere. Ma ciò è lo stato più sublime, è il prodigio più grande, è il miracolo dei miracoli che di te intendo fare. Figlia mia, per giungere perfettamente a fare uno il nostro volere, l'anima deve rendersi invisibile, deve imitare me. Che mentre riempio il mondo col tenerlo assorbito in me e col non restare assorbito in esso,
Mi rendo invisibile perché da nessuno mi lascio vedere. Ciò significa che non c'è nessuna materia in me, ma tutto è purissimo spirito. E se nella mia umanità assunta presi la materia, fu per rassomigliarmi in tutto all'uomo e dargli un esemplare perfettissimo di come spiritualizzare questa stessa materia. Onde l'anima deve tutto in sé spiritualizzare e giungere a rendersi come se fosse un puro spirito e la materia in lei più non esistesse, quasi fosse sparita e resa invisibile per poter formare facilmente una la tua con la mia volontà. Perché ciò che è invisibile può essere assorbito in un altro oggetto. Di due oggetti dei quali si vuole formare uno solo, è necessario che uno perda la propria forma, altrimenti mai si giungerebbe a formare un solo essere. Quale fortuna sarebbe la tua se, distruggendo te stessa fino a renderti invisibile, potessi ricevere una forma tutta divina? Anzi, tu con restare assorbita in me ed io in te, formando un solo essere, verresti a ritenere in te la fonte divina. E siccome la mia volontà contiene ogni bene che ci può mai essere, verresti a ritenere tutti i beni, tutti i doni, tutte le grazie e non avresti a cercarli altrove, ma in te stessa. E se le virtù non hanno confine, stando nella mia volontà, secondo che la creatura può giungere, troverà il suo termine. Perché la mia volontà fa giungere ad acquistare le virtù più eroiche e più sublime che la creatura non può sopassare. È tanta l'altezza della perfezione dell'anima disfatta nel mio volere che giunge ad operare come Dio. E questo non è meraviglia, perché siccome non vive più la sua volontà in essa, ma la volontà di Dio medesimo, cessa ogni stupore se vivendo con questa volontà possiede la potenza, la sapienza, la santità e tutte le altre virtù che contiene lo stesso Dio. Basta dirti, per fare che tu ti innamori e cooperi quanto puoi da parte tua per giungere a tanto, che l'anima che giunge a vivere nel mio del solo mio volere, è regina di tutte le regine. Ed il suo trono è tanto alto che giunge fino al trono dell'Eterno. Ed entra nei segreti dell'Augustissima Triade e partecipa all'amore reciproco del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O come tutti gli angeli di santi la onorano, gli uomini la ammirano e i demoni la temono, scorgendo in lei l'essere divino. Ah, Signore, quando mi farete giungere a questo? Perché da me niente posso. Ora, chi può dire ciò che il Signore infondeva in me con luce intellettuale su questa uniformità di voleri? È tanta l'altezza dei concetti che la mia lingua non bene indirizzata non ha parole come esprimerlo. Appena ho potuto dire questo poco, sebbene spropositando, di ciò che il Signore con vivissima luce mi fece comprendere. Penso che questo capitolo 73 del terzo volume sia una delle prime veramente perle rarissime e preziose. Una meditazione adeguata su questo capitolo veramente richiederebbe dei tempi molto molto lunghi. Io prego anzitutto lo Spirito Santo che illumini chiunque si imbatta in questo testo, ecco, come dice sempre San Paolo, come dice Luisa, che con luce intellettuale gli faccia comprendere che cosa ha scritto e che cosa Gesù le ha detto. Lei dice che ha spropositato, ma non ha affatto spropositato, è una sua espressione tipica. Però in quello che ha scritto, dice lei stessa, è pochissimo rispetto a quello che ha capito.
Perché qui è veramente tanta, 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 tanta roba. E qui c'è un vero primo prodromo su quella che poi Gesù avrebbe spiegato essere la fusione, no? Che è ancora oltre l'uniformità. Quindi l'uniformità è due che diventano uno. Quindi è un'unione, no? Adesso se posso usare un'immagine ardita, insomma, no? Visto come si dice nel matrimonio, no? Due in una sola carne, ecco, però due sposi rimangono sempre due individui, d'accordo? Anche se con il matrimonio diventano una cosa sola, che poi è espressa, insomma, anche nella vita, insomma, personale dei coniugi, capendosi, ma rimangono sempre due e il matrimonio è perfetto se nell'essere due raggiungono quest'unione perfetta, no? Ma non è che l'uno scompare nell'altro, non si fondono. Invece nella fusione, come poi qui Gesù spiega, no? Prima parla di uniformità, poi parla, non nomina il termine fusione, però lo spiega. Se di due oggetti si vuol formare uno solo, quale fortuna sarebbe la tua se distruggendo te stessa potessi ricevere una forma tutta divina, restando assorbita, per altro termine tecnico, in me ed io in te, formando un solo essere. Il cuore della vita nel divin volere, come ben sappiamo, è proprio la fusione, ma la fusione è il punto di arrivo. Certo, noi ogni giorno si spera, no? Facciamo l'atto di fusione in forma estesa. E mi auguro, perché questo è indispensabile, per chi vuole vivere nella divina volontà, moltiplichiamo gli atti di fusione con la divina volontà, specialmente quando dobbiamo fare qualcosa di importante, qualcosa di delicato, non so, un colloquio, una conversazione, una confessione, la partecipazione alla Santa Messa, cioè gli atti di fusione, più se ne fanno e meglio è, no? E certamente ogni atto di fusione che noi facciamo, in forma, diciamo, lunga o breve, concorre, ecco, con un piccolo tassellino, con una piccola tesserina di un mosaico molto grande a avvicinarsi a questo stato benedetto, ecco. Però certamente non basta fare gli atti di fusione per raggiungere questo stato assolutamente sublime, come dice Gesù, no? Dire sublime è dire anche poco. La mia mira è assorbirti nella mia volontà, che è lo stato più sublime, il prodigio più grande, il miracolo dei miracoli che intendo fare. E Gesù fa una bellissima lezione sulla spiritualizzazione e anche fa l'esempio suo, no? Noi non ci pensiamo, ma Dio riempie di sé, Dio, la sua divina volontà, tutte le cose visibili e invisibili. Qui adesso ho fatto un respiro di miliardi di molecole di aria, quindi ossigeno, azoto, non mi ricordo che quali sono i componenti chimici dell'aria, insomma, idrogeno, anidride carbonica, adesso non me li ricordo tutti quanti perché la chimica non era il mio forte. Sono entrati dentro di me con un respiro, ma dentro ciascun atomo presente Dio. Non come dicono i panteisti, no? Che Dio si confonde con le cose create, assolutamente. Ma Dio è presente nell'atomo perché lui lo ha creato. E perché la sua divina volontà lo fa sussistere, lo fa essere e fa compiere all'atomo di ossigeno, per esempio, la funzione ben specifica per cui il Signore l'ha creato, compreso il ti amo che dice a me. Però c'è qualcuno che ha mai visto Dio? Cioè Dio è presente dappertutto senza farsi vedere. Grande lezione anche questo qui è. Pensate che gran signore che è anche l'Altissimo, no? Io penso che la contemplazione soltanto di questa cosa dovrebbe farci veramente stimare e comprendere
proprio la signorilità anche, che c'ha la virtù dell'umiltà, cioè del fare una cosa senza che se ne accorge nessuno, senza rivendicarla. Cioè, e meno si sa e meglio è, cosa che tra l'altro poi Gesù ha esortato di fare, no? Specialmente per le opere un po' più impegnative, no? Digiuno, l'elemosina, la preghiera, siamo sempre in tempo di Quaresima, no? Ecco, sparire, capito? La sparizione, bellissimo, no? Oggi si parla tanto di apparizioni, no? Non voglio... Ogni tanto dal cielo devono apparire per tirarci un pochino l'orecchio, per indirizzarsi sulla strada buona, no? Ecco, però ordinariamente spariscono, lasciandoci nella fede. Ma pensate alle cose più grandi, alle cose più belle che Dio fa. Pensate, per esempio, al prodigio dei sacramenti. Nei sacramenti non si vede nulla, non si sente nulla, non si percepisce nulla. Ma i prodigi che producono i sacramenti sono ben celebrati, degnamente vissuti, sono qualcosa di assolutamente inconcepibile nella nostra mente. Ecco perché anche entrare nel divin volere è un fenomeno tutto interiore che richiede una grandissima fede, no? Cioè fare un atto nella divina volontà, anche uno solo, no? E anche se dico, viene divina volontà nel mio camminare. Che è una cosa che può certamente essere fatta con leggerezza, può diventare un'abitudine, no? Cioè, con tutti quanti è una cosa che non è comune, non basta questo, lo sappiamo, no? Però il senso profondo di quest'atto, ogni tanto facciamo un po' di ripassi, se noi ci credessimo, li moltiplicheremmo gli atti nel divin volere, perché vuol dire portare la divina volontà in quel gesto meccanico che tu fai, e rendere quindi quel gesto partecipe della virtù divina, e delle caratteristiche degli atti divini che sono infiniti, eterni, immensi, quindi rendere un atto di per sé indifferente, perché io posso stare anche a passeggiare per casa, magari perché sto pensando, no? Faccio un po' per il patetico, hai visto quando uno passeggia che sta pensando, d'accordo? Oppure sta dicendo un rosario con calma e muove i passi, no? Quindi camminando in maniera meccanica. Cioè, e non soltanto quell'atto ma quell'atto ridonda, cioè la produzione di bene che ha quell'atto, è immensa ed è soltanto ridondante non soltanto in me, ma a beneficio di tutti. Ed io do la gloria al Signore per il fatto che mi ha creato le gambe, che mi ha dato il moto, e do questa gloria, come dire, a nome mio e a nome di tutti. Tutti quelli che muovono gli arti, magari fanno un sacco di cose che non hanno mai detto al Signore grazie perché posso camminare con le gambe mie, cosa che sarebbe dovuto fare nei suoi confronti. È dovuto, d'accordo? Perché noi possiamo camminare perché le nostre gambe funzionano, eh? E le nostre gambe funzionano se la divina volontà le mantiene nell'essere, le fa funzionare, oltre che averle create, se no non funzionerebbero. Ma anche questo non è una verità evidente, perché io non è affatto evidente che stia parlando perché la divina volontà, esercitando la sua operazione di conservazione nell'essere tutte quante le cose, permette alla mia bocca di muoversi, alla mia mente di pensare e quindi di parlare. Non è evidente. Eppure, come Dio fa queste operazioni finite nello stato di assoluta invisibilità, così la vita nella divina volontà, altrove dice, senza strepito, senza clamore, opera questi prodigi immensi in stato di totale assenza di visibilità esteriore. Io dico, la divina volontà, come dire, è l'anti Facebook. Capito? È una battuta, no? Ce lo possiamo anche permettere, no? È l'anticontemporaneità, società mass mediatica per antonomasia, dove qui i riflettori stanno sempre accesi, addirittura l'uso, come dire, insano di questi mezzi favorisce null'altro che l'invisibilità, l'esibizionismo, come dire, lo sbatte, cioè andare a mettere in piazza insomma anche gli affari propri, insomma, in maniera a volte disordinata, pericolosa, imprudente, insomma, no? Quindi capisco che per noi contemporanei tutte queste cose sono proprio la contraddizione in termini del clima, dell'ambiente in cui siamo abituati a vivere. E capisco che ci possa riuscire molto difficile pensare, dice, ma chi sta nel divin volere non fa niente. Non fa niente da un punto di vista, mi si perdoni la
La parola un po' forte, poietico si dice tecnicamente, dal verbo poieo che significa fare, no? Noi oggi moderni intendiamo il fare come sinonimo di produttività, cioè tu fai se il tuo operato produce qualcosa di visibile, di sensibile, di percepibile, d'accordo? Ma ciò che tale non è, uguale improduttivo. Non voglio adesso in questa circostanza fare la predica, insomma, moralistica da parroco, no? Però pensate per esempio, ecco, alle legislazioni recenti, no? Una persona che soffre non fa niente, anzi è un peso per la società perché costa, per i familiari perché gli costa l'assistenza e per sé perché soffre. Quindi, dentro questa mentalità, qual è la soluzione migliore? Facciamola finire di soffrire a lei, di costare allo Stato e di pesare ai familiari, no? Domanda, ma soffrire è non fare nulla davanti a Dio? Allora dovremmo dire che il nostro Signore, specialmente nel momento culmine della sua passione, quando è morto in croce, che non stava facendo niente in croce, stava disteso su una croce aspettando che morisse, guardandolo dall'esterno, no? È giusto? Eppure tutto quello che stava facendo Gesù, e si vede benissimo nelle ore della passione, c'era un'attività interiore che in quel momento, insomma, era non concentrata. Di più, c'era concentrata tutta quanta la storia in tutto quello che Gesù stava vivendo e nelle sue reazioni interiori, fuse col divin volere a quello che stava vivendo, no? Ma esternamente cosa faceva Gesù? Prendeva un sacco di botte, prendeva un sacco di sputi, prendeva un sacco di insulti, non apriva bocca, ha detto 4-5 parole e basta. Allora, qui si tratta di cambiare modo veramente di pensare, iniziata la Quaresima con convertitevi e credete al Vangelo, no? Qui c'è proprio un cambio radicale di mentalità. Ecco che cos'è la spiritualizzazione. La spiritualizzazione non è che noi, cioè io non è che posso diventare un angelo, cioè che il mio corpo diventa etereo e scompaio, d'accordo? Faccio come un angelo custode che non si vede più. Non è questo. È come se la materia e l'erba non più esistesse, perché certamente tutto ciò che è sensibile, che è oggetto della vita terrena, cioè io fino a quando sto qui mi toccherà mangiare per forza, cioè se vado dentro la macchina, chiudo l'occhio, dice, sai, mi sono spiritualizzato, adesso chiudo gli occhi e qui vado da solo, cioè se chiudo gli occhi e qui da solo diventa un fosso. Non è questo il discorso. Oppure sono sposato, ad oggi poi sono diventato un angelo e quindi magari ho 30 anni io, 30 anni mia moglie, dobbiamo vivere come fratello e sorella perché siamo spirituali. Così poi i figli, cioè è difficile che ti nascano così come, capito? Non si tratta di fare queste pazzie, no? Questi travisamenti, ma di acquisire un'interiorità profondissima, perché la vita è tutta interiore. Quindi c'è un dialogo interno, costante, continuo, ininterrotto, uno sguardo nuovo su tutte le cose, che non può sussistere senza un principio di profondo rimanere in sé, imparare ad ascoltare il proprio cuore, discernere le ispirazioni, fermare i pensieri, tutto, capite? Tutto. Vivere dentro, non vivere fuori. Cosa dice Gesù? Se tu ti fondi con la mia volontà, ti distruggi te stessa ricevendo una forma divina, viene a ritenere in te la fonte divina, e siccome la mia volontà contiene ogni bene che ci può mai essere, verresti a ritenere tutti i beni, tutti i doni, tutte le tue grazie, tutte le grazie, e non avresti a cercarle altrove, ma in te stessa, dentro di noi. Non sono favole queste. E che succede poi? Ancora, la mia volontà fa giungere ad acquistare le virtù più eroiche, più sublimi. Santità mai viste sono state promesse a chi vive nella divina volontà, perfezioni assolute, d'accordo? Superiori a quelle che ci sono state, cioè che la creatura non può sorpassare, ma chi era la creatura spiritualizzata per antonomasia? Era la Madonna. Io ricordo alcuni scritti santi dove Maria Santissima diceva di se stessa che cos'era per me la carne? Un vestito, un velo, che
che copriva quello che accadeva dentro la mia anima. Non nel senso che la carne virginale benedettissima e santissima della Madonna, che soltanto avere l'onore di poterli sfiorare e dare un bacetto a un piede sarebbe la gioia più grande che si possa vivere in tutto quanto l'universo, tanto pura e santissima è quella carne, no? Ma l'immagine che la Madonna usa, certamente, cioè per lei, come dire, il corpo, la carne ha delicatissimamente accompagnato nei limiti di quello che serviva, tutto quello che era da farsi in questa vita di concreto e materiale, ma capite, era perfettamente sintonizzata con tutte quante le operazioni interiori dell'anima, anche per la perfezione virginale che aveva, no? Quindi attenzione, ed è tanta l'altezza della perfezione dell'anima disfatta nel mio volere che giunge ad operare come Dio. Questo è un termine tecnico degli scritti della Divina Volontà, operare da Dio non è che uno è megalomane, ma è così, capito? E non è che uno per questo diventa superbo, perché chi fa questo, come dire, e questo lo fa come la Divina Maria, solo chi sta sprofondato nell'abisso del suo nulla, mettendosi, pur essendo il numero uno, come era lei, al di sotto dell'ultimo dei membri della razza umana. E questo è operare da Dio, innanzitutto questo, perché l'umiltà ha un tasso eroico, è divina al 100%. Ecco, poi attenzione, ultimo punto di meditazione. Ci siamo mantenuti, insomma, perché qui veramente... Basta dirti. Attenzione, per fare che tu ti innamori e cooperi quanto puoi da parte tua per giungere a tanto. Poi proseguo la lettura perché va meditato anche il resto, ma mi voglio fermare. Per fare che tu ti innamori e cooperi quanto puoi per giungere a tanto. Allora, numero uno. La divina volontà è roba per innamorati. Qui io a volte mi ritrovo a ringraziare il nostro Signore perché in lontanissime età giovanili so cosa significa essere innamorato. E quindi quando sento dire che tu ti innamori, io ci penso perché penso sia una cosa molto... No, penso, deve essere e è una cosa non solo simile. Ma simile in meglio rispetto a quando uno si innamora, non capisce più niente, non pensa ad altro dalla mattina alla sera, non ricordo, cioè, lo so, cioè, non pensi a nient'altro, non vuoi fare altro che stare con la persona che ami, non pensi, la sublimi, la idealizzi, quella fino a quando c'è cioè, proprio perso la testa, cioè, non è, cioè, è il tutto, è la ragione della vita, fai qualunque sacrificio, non ti costa niente, quando uno è innamorato è così. Allora... Dio vuole che ci innamoriamo, vuole, capite? Bisogna pregare, fammi innamorare, Signore mio della divina volontà, ma fammi innamorare, 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 capito? Ma proprio innamorare. Il libro della Sapienza, quel passo bellissimo, dice, ah, quanto ho amato la Sapienza, scrive, ho deciso di prendermela come sposa, ecco, benissimo, fortunatissimo chi si prende come sposa la divina volontà. O la divina volontà fatta creatura che è la Madonna, fortunatissimo, insomma, ecco. Ecco. E poi attenzione, non basta innamorarsi, però, perché tu sei innamorato, ma cooperi, tu la devi anche conquistare la divina volontà. Quando uno si innamora, chi te l'ha detto che l'amorosa, l'amoroso ti corrisponde? Tu la devi conquistare. Adesso questa è stata detto immagine umana, no? Ma traslata, sì, mi sono innamorato, bene, però la divina volontà. Il libro della Sapienza, il passo che ho citato, dice: bene, la Sapienza guarda dall'alto per vedere se c'è qualcuno che è degno di lei, se c'è qualcuno che... Salomone, quando c'aveva ancora il cervello, ricorderemo il passo biblico, quando Gesù, quando Dio gli disse, senti un po', fece un sogno, no? E esprimi un desiderio, qualunque cosa tu esprimerai, io te la concederò. Il sogno che abbiamo tutti quanti, cioè, fammi vincere al Super Enalotto 10 milioni di euro. Uno direbbe così, no? Salomone, che purtroppo ha fatto una brutta fine, anche questo ci deve far pensare, disse:
Non voglio nulla se non la sapienza, per poter bene governare il mio popolo e per poter essere gradito a Dio. Allora Dio che gli ha detto? Che è? Ah, tu hai chiesto la sapienza? Allora ti do la sapienza, ti do la prosperità, ti do la ricchezza, ti do il benessere, ti do il dominio su tutti quanti i tuoi nemici e un tempo di pace. Salomone ha vissuto un tempo di pace fino a quando è stato via. E scrisse lui stesso una lingua della sapienza, con essa mi sono venuti tutti i beni. Prodromi biblici della divina volontà. Chi trova il divin volere trova tutti i beni possibili, tutti i doni immaginabili dentro di sé. Allora bisogna cooperare però. Cooperare. Ecco, non basta fare l'atto preventivo, non basta fare l'atto di voi, basta fare gli atti. Ecco, ci sono tutte quante le operazioni che si imparano e su cui bisogna esercitarsi. Io nella catechesi, non voglio adesso fare una catechesi, l'ho fatto proprio ieri, spiegavo che la divina volontà è un cammino che mette in campo tutta una serie di operazioni su cui dobbiamo tutti quanti esercitarci al massimo per quanto possiamo, se vogliamo entrare in questo regno, perché c'è un limite a cui la divina volontà vuole che ci arriviamo cooperando con lei e lavorando. Se arrivi a quel limite, potrebbe succedere che poi la divina volontà si manifesta e ti si dona a te in forma straordinaria, cioè come dono, come successe a Luisa. E quello veramente ti proietta poi veramente in un mondo che è proprio un altro mondo. Ma questo non accadrà mai se tu non sei giunto al massimo di dove puoi giungere con le tue forze. Così come la vita mistica, come spiega Santa Teresa d'Avila, ha dei passaggi. Nessuno entra nella vita mistica allo stato puro se non ha vissuto la vita ascetica e ordinaria al grado massimo. Quindi, concludendo, basta dirti, per fare che tu ti innamori e cooperi quanto puoi da parte tua per giungere a tanto, questo non dimentichiamolo mai, innamorarsi e cooperare, che l'anima giunge a vivere del solo, che l'anima che giunge a vivere del solo mio volere è regina di tutte le regine e il suo trono è tanto alto che giunge fino al trono dell'Eterno. C'è qualcuno che non vuole essere la regina di tutte le regine e che non vuole un trono che giunge fino al trono dell'Eterno ed entra nei segreti dell'Augustissima Triade, cioè. Guardate che la Madonna, i segreti della Santissima Trinità, li conosce tutti quanti, nessuno escluso. Nessuno escluso. E partecipa all'amore reciproco del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè diventi il confidente di Dio, cioè Dio si confida con te. Ma dico, ma stiamo scherzando, ragazzi? Sta scritto così qui, eh? Quindi, come qualche mio caro confratello molto più avanti di me, è molto più autorevole di me in tante sue catechesi, come dice, qui c'è scritto così. Nessuno è obbligato a crederci, uno può anche pensare che queste sono, come dire, pie scritture di un'anima un po' poco equilibrata, insomma, un po', certamente un po' così. Ma se uno ritiene che queste pagine che lui si è lasciato per obbedienza siano, come dire, contengano delle verità che non sono sue, attenzione a quello che c'è scritto. Capite? Qui stiamo dinanzi a qualcosa di immenso. Nessuno, neanche io certamente, ci rendiamo minimamente conto di cosa sia entrare in questo mondo tutto divino. Facciamo un pochino di silenzio e poi chiederemo alla Madonna l'aiuto a farci entrare in esso. Allora, leggendo questo splendido capitolo, abbiamo avuto un resoconto implicito della tua vita, divinissimi, perché tu eri così, proprio allo stato puro, sotto
solo tu, Divina Maria, comprendi benissimo, ecco, quelle cose che Luisa dice non riesca ad esprimerle e ne ho scritte poche, le hai vissute ed hai il compito da Dio di prendere per mano i tuoi figli e portarli in questo mondo tutto divino, coloro certamente che si lasciano condurre, coloro che lo vogliono, coloro che si innamorano e coloro che sono pronti anche a dare il sangue piuttosto pur di entrare in questo mondo davvero tutto divino. Noi ti chiediamo semplicemente di aiutarci non soltanto ad entrare, ma anche a comprendere bene, ecco, certe perle preziose che arrivano attraverso alcuni passaggi chiave, fondamentali, insomma, di questi luminosi scritti, che certamente sono stati da Gesù dati, perché chi li ascolta, oltre che arricchire le conoscenze, che sono già, come sappiamo, un oceano di grazie che giunge nella nostra anima, potessero essere creduti seriamente e messi da ciascuno di noi in pratica. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.